Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha annunciato lo scioglimento delle Camere e le conseguenti elezioni anticipate che si terranno il 25 settembre 2022. Ma quali sono i motivi per cui oggi gli italiani votano per un partito o per un altro? E quali i temi che attirano maggiormente gli elettori? Abbiamo chiesto cosa ne pensano i cittadini gelesi. Ma sinceramente è una situazione che ha un po' dell'assurdo a questo punto, un po' dell'assurdo perché di fatto abbiamo un'instabilità di governo molto molto frequente. Questo non gioca a nostro favore anche a livello locale, perché poi ci sono sempre delle questioni politiche, amministrative, che vanno un po' ad incidere su tutto il tessuto sociale e anche a gela, direi, a questo punto. Certo, non va bene al governo in come governo italiano, non va bene alla città, non va bene a questo punto forse neanche alla regione, che quest'anno casualmente andremo a votare anche per questo. Secondo me è un'instabilità che veramente non può aiutare. Allora bisogna trovare la giusta misura delle cose, perché il territorio ha bisogno di rinascere attraverso una cittadinanza consapevole e che abbia degli strumenti veri, altrimenti è solo tutto un votare fino a se stesso. Saranno poche le percentuali che cambieranno il baricentro della politica nazionale. Veramente io, anche se si vota, non voterò più a nessuno. Cambiano personaggi, però alla fine la faccenda è sempre uguale, non cambia niente. Penso che sia un'occasione per l'Italia. Per quale motivo? Perché bisogna dare voce al popolo, non alle lobby dei grandi. Bisogna dare voce al popolo.